Casi odierni di coronavirus 81.367 a fronte di 732.284 tamponi, in calo rispetto ai 101.864 contagi, 999.095 test fatti ieri. Il tasso di positività sale all'11,1% più 0,9 su martedì. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 384 decessi, 31 in meno rispetto al giorno prima. Continua a calare la pressione sugli ospedali, meno 405 ricoveri nei reparti Covid, meno 26 posti occupati in terapia intensiva. I guariti sono stati 134.460. Con 105.193 tamponi effettuati e di 9.374 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita all'8,9%, ieri era al 7,6%, il numero dei ricoverati diminuisce anche qui nelle terapie intensive, meno 5 a 192 e negli altri reparti, meno 126 a 2.393. Sono 29 i decessi, portano il totale da inizio pandemia a 37.792. I dati per province vedono a Milano segnalati 2.808 casi, di cui 1.057 in città, a Pavia 516. Non c'è alcun automatismo che possa definire da ora la decadenza dell'obbligo dell'uso delle mascherine al chiuso a partire dal 1 aprile, cioè dopo l'eventuale fine dello stato d'emergenza. Lo riferiscono fonti di governo, sottolineando che tutto dipenderà dall'andamento del quadro epidemiologico. Si ipotizza dunque l'utilizzo dei dispositivi di protezione anche dopo il 31 marzo. La vaccinazione anti-Covid è indicata sia in gravidanza sia in allattamento e non emergono particolari problemi di sicurezza in questa categoria di popolazione. Lo chiarisce l'AIFA sottolineando l'assenza di evidenze che suggeriscano che i vaccini possano influenzare negativamente la fertilità in entrambi i sessi. L'Agenzia Italiana del Farmaco evidenzia inoltre la necessità di vaccinare le donne incinte alla luce anche dei rischi legati all'insorgenza del Covid-19 per la madre o per il feto. È bufera sul giornalista Tommaso Montesano, cronista del quotidiano Libero, figlio dell'attore Enrico, noto per le sue posizioni novax, che in un tweet ha paragonato le bare di Bergamo al lago di Duchessa del caso Moro. Libero si è dissociato dal suo cronista e ha chiesto all'azienda di valutare se esistono i presupposti per il licenziamento per colpa grave, comunque nell'attesa la sospensione immediata di Montesano. Una scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 20 tra le province di Modena e Reggio Emilia. Secondo le stime dell'INGV, il sisma ha avuto magnitudo 4 con epicentro a Bagnolo in Piano, Reggio Emilia, a 7 km di profondità. La scossa è stata avvertita non solo nella bassa emiliana, ma anche in molte aree limitrofe, fino alle zone di confine di Lombardia e Veneto. Per contenere, caro bollette, il governo sta preparando un intervento d'ampia portata nei prossimi giorni, a garantirlo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, spiegando da Genova che l'esecutivo non dimentica il presente. Il presente oggi fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica. Milano, città delle mille luci, giovedì sera dalle 20 alle 21 si spegnerà attraverso due dei luoghi più rappresentativi, Palazzo Marino e Castello Sforzesco. Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lo facciamo, sottolinea, per aderire all'iniziativa dell'ANCI contro l'aumento dei costi dell'energia. Un rincaro che incide negativamente sui bilanci degli enti locali, limitando la possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Lo stesso accadrà in molte altre città italiane. La fusione nucleare più vicina, grazie ai risultati dei recenti esperimenti effettuati dagli scienziati europei del laboratorio JET del Curran Center for Fusion Energy in Gran Bretagna. Un test ha infatti prodotto 59 megajoule di energia nel giro di 5 secondi, pari a 11 megawatt di potenza. Si tratta di una quantità doppia rispetto a quella prodotta in un esperimento analogo di 25 anni fa. Il riconoscimento ufficiale è avvenuto nel pomeriggio al cadavere ritrovato da alcuni muratori durante un sopralluogo in un cantiere abbandonato da tempo in via Giordano Vigevano. È proprio quello di Sara Lemien, scomparsa la sera del 4 dicembre a Vigevano dopo un litigio con il convivente. La quarantenne di nazionalità olandese, origine etiopi, dal 2018 viveva nella città ducale in via San Giacomo e si era allontanata a piedi senza soldi e senza telefono cellulare. Grave incidente nella mattinata attorno alle 10 sulla 7 Milano-Genova, direzione Milano, dove al chilometro 50 due camion si sono scontrati. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per la giornata tra lo svincolo Casei Gerola e lo svincolo Groppello Cairoli.
Pronto meteo per giovedì 10 febbraio, il mattino foschie, nubi basse su pianura, Appennino e valli, diradamento e in parte sollevamento nelle ore centrali, altrove poco nuvoloso, velato, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento, massime in calo, pianura minime tra 1 grado e 5 gradi, massime tra 9 e 14. Tutti gli aggiornamenti sul nostro nuovo sito prontometeo.it. Queste le notizie principali che potrete trovare come sempre sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, lombardialive24.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.